Buongiorno, quest'oggi vorrei chiedervi di pensare, di meditare su ciò che è stato il principale compito di Gesù. Gesù, quando lui parla a Nazareth, dice queste parole. E leggo da Luca 4 al versetto 18. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha unto per evangelizzare i poveri. Notate. Mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista e rimettere in libertà gli oppressi. E proclamare l'anno accettevole del Signore. Gesù è venuto per i deboli. Gesù è venuto per quelli che non sono nessuno agli occhi di questa società, di questo mondo. E spesso noi anche come credenti non riusciamo a capire quanto è rivoluzionario queste cose, questa cosa. Giacomo dice che se uno entra nella chiesa con un sacco di oro, con un sacco di soldi, lui viene messo nei primi posti. Entra un nessuno, un debole, un malato, uno che non vale niente. E questo viene messo ai posti più umili. Stiamo attenti perché Gesù è venuto per gli ultimi, non per i primi. Ma direi di più, quando Giovanni Battista ebbe dei dubbi sulla realtà del Messia e chiedeva: ma sei tu, Signore? Se, cioè, oppure dobbiamo aspettare un altro? È vero? Al versetto, al capitolo, scusatemi, al capitolo 11, versetto 5, quali sono i segni che Gesù dà della venuta messianicità, cioè la prova della sua messianicità. Dice così: Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. Qui, vedete, non abbiamo tanti seguaci tra i romani. Non abbiamo tanti ricchi che ci seguono, non abbiamo tanti primi nel mondo che ci seguono, ma i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano. E il Vangelo è annunciato ai poveri. È straordinario, vero? È straordinario vedere l'attenzione di Gesù. Gesù dice: il regno viene quando queste cose avvengono. Noi siamo parte di una missione che si chiama Stanza Enea e uno dei nostri obiettivi è vedere questo, è vedere assolutamente questo, che i ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi siano purificati, i morti risuscitano. Questo è il segno che Gesù dà della sua presenza. Noi misuriamo la presenza di Gesù in tante maniere. No? Tante migliaia di persone al culto, tanta lode della musica, però
Gesù dice: bravi, ma io voglio vedere la mia potenza e anche io voglio la potenza di Dio. E voglio invitarvi oggi a guardare i deboli che ci sono attorno a voi o attorno a te, magari l'handicappato che non hai mai considerato, il barbone che hai considerato solo un fastidio, il profugo che è lì che ti stanca perché chiede soldi e tanti altri poveri, altri ultimi. Ricordati, Gesù è venuto per loro, non per i tuoi ben pensanti amici pieni di soldi, pieni di belle macchine, pieni di cose che ti piacciono. Gesù è venuto per gli ultimi. Preghiamo per favore per gli ultimi che incontriamo, gli ultimi che sono attorno a noi, gli ultimi che vediamo ogni giorno. Preghiamo perché vogliamo vedere queste cose, vogliamo vedere i miracoli. E pregate e che Dio vi benedica.